legge astratta va dunque riportata, e questo lo traduciamo noi, alla situazione concreta della persona. Deve tenere conto non solo del reato in sé, ma delle condizioni sociali, economiche e culturali in cui è maturato. Oggi l'eclissi, scusate la parola, non riesco a trovarne un'altra, l'eclissi è la contraffazione della legalità nel nostro paese. In molti contesti è l'idolo la legalità, è la bandiera che tutti usano, cominciando da quelli che la calpestano tutti i giorni, la legalità. In questi anni c'è stato un abuso di questa parola, una sua profonda strumentalizzazione. Quante volte ce lo siamo detti che molti hanno scelto una legalità maleabile e sostenibile? Ma non devo spiegarlo io, per piacere, come mai abbiamo raggiunto dei livelli di corruzione impressionanti. Impressionanti questi livelli di corruzione. Crisi economica e corruzione procedono di pari passo in un circolo vizioso nel quale l'una è l'effetto dell'altra. Guardate che sono parole pesate. La crisi economica e la corruzione vanno di pari passo. Quanto è cambiato positivamente, nonostante tutto, nel nostro paese? Andate a Corleone, un'altra Corleone. Andate a Casal di Principe, un'altra Casal di Principe. Ci sono dei segnali bellissimi nel nostro paese. Se no non saremo qui. Però la loro velocità, gli strumenti che loro hanno, è una velocità impressionante. E soprattutto non possiamo dimenticare che il problema non sono solo i poteri illegali, mafiosi e quant'altro, ma ci sono anche i poteri legali che si muovono illegalmente. Perché siete qui, perché ci avete creduto, vi siete impegnati. Siamo una minoranza e intanto era tutto legale. Avete letto gli ultimi dati di 5 giorni fa dell'Istat? Vi prego di leggerli, ma vi prego di leggere la proiezione che l'Istat fa, che è drammatica. Voi capite che abbiamo bisogno di uno scatto da parte di tutti. La corruzione ci ruba il futuro, la mafia ci rubano il futuro, loro sono i veri parassiti di un sistema che ci impoverisce tutti. Ecco i veri parassiti. Sono molto preoccupato, voi lo capite subito per quello che sto dicendo, che solo se si ha accesso alle risorse garantite dai diritti sociali si può avere l'opportunità di sviluppare le proprie capacità e le proprie potenzialità. I diritti sociali abilitano a esercitare gli altri diritti. Mi auguro una politica che non prenda modello il rapporto sul Sud Europa redatto dalla società finanziaria Morgan, come ha fatto, di New York, che è la più potente e ricca del mondo, nonché responsabile della truffa dei mutui taroccati del 2008, e oggi è consulente del nostro Ministero del Tesoro. Il nostro Ministero del Tesoro usa come consulenza una società. Mi auguro che si possa voltare pagina rispetto a questo. E mi auguro una politica, infine, che non si limiti ad applicare le direttive delle banche centrali, ma che torni ad essere servizio alle persone
è strumento di giustizia sociale. I passi si fanno, però loro sono tornati forti. 150 anni di Cosa Nostra, 120 anni di 'Ndrangheta, 400 anni di Camorra, 258 omicidi in provincia di Foggia, non catalogabile, ma sono violenze, morti. La sfida è a nord, oggi sottovalutata, apparentemente sotto traccia, è qui. Leggetela questo testo, tu fermi l'articolo. Grazie a tutti.